È il nuovo conto. Grazie. Signora, il conto di suo marito siamo stati costretti a chiuderlo. Io ho cercato di aiutarlo per quanto mi sia stato possibile, ma devo rendere conto alla direzione generale. Abbiamo spesso ispezioni. E mio marito non aveva un altro conto? Ne aveva un altro, ma la situazione è altrettanto pesante. Ci sono assegni, cambiali protestate. Signora, io vorrei aiutarla, ma non so proprio come fare. Cerchi almeno di pagare una rata dell'ipoteca sulla casa che sta per essere venduta all'asta. Così almeno tentiamo di rinviarla. Ma perché anche la casa? Sì. E suo marito aveva acceso un'ipoteca a garanzia di un prestito. Non lo sapeva. No, non lo sapevo. Mi dispiace. Signora Elvira, signora Elvira, sono un amico di suo marito, forse ricorda. Il poeta? Ma che la poesia l'avevo solo adattata per Loris. Però era molto bella. Le ho portato le chiavi del suo furgone. Perché Loris aveva anche un furgone. Mi rendo conto che molte cose lei non ha fatto in tempo a saperle. Però potrei spiegarle tutto. Va bene, venga. È un furgone che Loris ha comprato insieme alla licenza per vendere CD e musicassette al mercato. Tutto quello che gli era rimasto dalla casa discografica. Aveva il vizio del gioco. In 3 anni ha perso tutto il patrimonio. E lei come fa a saperlo? Al mercato. Eravamo vicini di banco. Non ci conoscevamo da tanto tempo, però eravamo amici. La mattina dell'incidente si è fatto prestare la moto da Felice, quello del banco della ferramenta, perché voleva parlare con l'insegnante e le figlie. E poi voleva venire da lei e dirle tutto. Mi sembra di vivere un incubo. Il furgone è parcheggiato qui nella piazzetta, sotto casa, è quello blu. E poi le porto anche la macchina. La teneva in un parcheggio insieme al furgone. Grazie. Ciao. Ciao. Sono contento che mi sei venuto a prendere. È la prima volta da quando giochi a calcio. Quando papà mi veniva a prendere mi salutava come hai fatto tu. Come? Così. E sei contento? Certo, ma delle volte quando penso a papà mi viene da piangere, anche se gioco a pallone. Tesoro, a volte fa bene piangere, sai. Poi però bisogna continuare a vivere. Adesso dove andiamo? A prendere Agnese. Fighissimo! 2, 3, 4, 5, morbido le braccia, 7, 8, pancia in dentro, 1, 2, 3, 4 e 5, 6 e 7, Giacomo, ma che cosa 8, fai? Mamma, com'è mi piace 2, quella. 3, sì, è carina, 4, ma adesso vieni via, 5, 6 e 7, lo sai che la maestra 8, non vuole. Mettiti seduto e fai il bravo, forza. 3, 4. Ma qual è Laura? Quella di 13 anni, carina? Ma che carina, quella è proprio buona. Ma cosa dici? Sei piccolo. Sarò anche piccolo, però lei è buona. Allora, quanto vuoi per presentarmela? Mica faccio la ruffiana a te, eh? Dai, ti presento Filippo Dragonetti.
Quello della prima C. Qual è? Quello che è venuto alla mia festa di compleanno. Ah, che schifo, è pieno di brufoli. Ma mi vuoi spiegare come fai a camminare e a giocare col Game Boy? C'è il radar. Mamma, sei stata all'ufficio di papà? Sì. E che ti hanno detto? È tutto là, chiuso in quel furgone. Il lavoro che faceva vostro padre quando è morto. Libri, dischi, cassette, strumenti musicali. È stato un suo amico a raccontarmi la verità. Usciva di casa la mattina presto con la sua auto, vestito da direttore generale della sua casa discografica. Raggiungeva il furgone, nascosto in un parcheggio alla periferia della città. Si cambiava e andava a lavorare nei mercati come venditore ambulante. Perché non ci ha detto niente? Non ci ha detto niente, io penso, perché non voleva farci soffrire. E forse pensava che sarebbe tornato a una vita normale. Ragazzi, da domani bisogna cambiare vita. Dobbiamo renderci conto che non siamo più ricchi, che non possiamo più permetterci tante cose. Cambiare vita significa che domani alle 5 sarò io a mettere in moto quel furgone.